In questo video parleremo dei numeri di ossidazione, dei numeri di ossidazione. Per poterli capire a fondo è necessario porsi alcune domande. Iniziamo con la prima, che può sembrare strana. I numeri di ossidazione cosa non sono? Cosa non sono i numeri di ossidazione? I numeri di ossidazione non sono cariche. Questo è importante perché, visto il formato con cui sono scritti i numeri di ossidazione, è facilissimo confonderli con la carica degli anioni o dei cationi. Ecco, loro non sono assolutamente delle cariche, non corrispondono ad alcuna realtà fisica. Quindi è un'invenzione praticamente dei chimici, no, non è un'invenzione delle molecole, non avviene niente nelle molecole, quindi sono create dei chimici. Quindi non sono cariche. Ma allora se i numeri di ossidazione non sono cariche, cosa sono? Sono delle cose scritte in questa maniera. 2, 3, 0, meno 1. Meno 2, eccetera, eccetera, eccetera. Sembrano le cariche degli ioni, ma in realtà non lo sono. Sono semplicemente delle etichette che servono per, diciamo, caratterizzare gli atomi nel loro differente stato di ossidazione. Quindi, se non sono cariche, ma sono questi strani numeri preceduti da segno, a cosa servono? Servono per bilanciare le redox. Perché quando un atomo cambia il proprio numero di ossidazione, significa che ha accettato o ceduto degli elettroni. Allora in questa maniera sappiamo il salto elettronico, sappiamo quantificare il salto elettronico e quindi visto che in una reazione redox è necessario bilanciare sia le masse che i salti elettronici che le cariche, allora questi numeri di ossidazione sono utili, anzi sono fondamentali. Quindi abbiamo capito che non sono cariche, vengono scritti con dei numeri preceduti da un segno, servono per bilanciare le redox, a questo punto manca l'ultimo step, cioè come si determinano. Come si determinano? Allora, la procedura per stabilire i numeri di ossidazione parte dal confronto dell'elettronegatività. Quindi, innanzitutto, bisogna confrontare le elettronegatività degli elementi che sono coinvolti nella nostra molecola. Una volta fatto questo confronto, bisogna crearsi una specie di, come dire, una specie di processo. Vale vedere, è molto meglio vederlo in opera per capirlo, perché è più facile farlo che dirlo. Quindi prendiamo una molecola campione, iniziamo dalla molecola d'acqua, e la prima cosa da fare è confrontare l'elettronegatività tra l'ossigeno e l'idrogeno. L'ossigeno è l'elemento più elettronegativo, come è possibile vedere in questa tabella. Voilà. Questa figura è interessante perché rappresenta l'elettronegatività dei vari elementi sotto forma di istogramma. Vediamo l'elemento più elettronegativo di tutti, il fluoro, seguito dall'ossigeno, l'azoto, i non metalli che hanno delle elettronegatività abbastanza elevate. L'idrogeno, che nella sua area è l'elemento più elettronegativo di tutti, e poi i metalli via via decrescere fino ad avere gli atomi meno elettronegativi che sono i metalli alcalini.
Vediamo quindi che l'ossigeno è più elettronegativo dell'idrogeno perché ha un'elettronegatività di 3,5 contro un'elettronegatività di 2,1. È interessante vedere che l'ossigeno è il più elettronegativo di tutti, eccetto il fluoro. Questo sarà molto utile per la determinazione del numero di ossidazione. Torniamo sopra. Eccoci alla nostra molecola d'acqua. Visto che l'ossigeno è l'elemento più elettronegativo, ci si immagina che riesca a raggiungere la configurazione elettronica dell'atomo del gas nobile più vicino, quindi l'ossigeno riesca a diventare come il neon. Per fare questo gli servono due elettroni, perché, come si vede dalla tavola periodica, all'ossigeno servono due elettroni. L'ossigeno è qui, appartiene al sesto gruppo, quindi per diventare come il neon, che è dell'ottavo gruppo, ha bisogno di due elettroni. Questi due elettroni andrà a prenderli dagli atomi di idrogeno, che glieli daranno. Nel fare questo, l'ossigeno guadagnerà due cariche negative, quindi avrà un numero di ossidazione meno 2. I due atomi di idrogeno, avendo dato ognuno un elettrone all'ossigeno, assumeranno carica più 1. È importante capire subito che quando io parlo di cariche, ne parlo in funzione di questo processo immaginario, ma queste non sono cariche, sono i numeri di ossidazione. Quindi noi ci creiamo questo film, questo racconto per ricavare i numeri di ossidazione, che però non sono assolutamente cariche, perché l'acqua è una molecola neutra, l'ossigeno non è caricato negativamente e l'idrogeno non è caricato positivamente. Un altro modo per poter visualizzare la cosa è disegnare, per vedere meglio in azione questo tipo di ragionamento, è disegnare la formula di Lewis, la struttura di Lewis dell'acqua. L'idrogeno, l'ossigeno, l'altro atomo di idrogeno e i due doppietti inerti. Visto che l'ossigeno è l'elemento più elettronegativo, richiama a sé questi elettroni di legame, richiama a sé questi elettroni di legame, cosa che non avviene assolutamente in realtà, ma è un nostro costrutto mentale. Nel fare questo, l'atomo di ossigeno richiama l'elettrone che aveva impegnato per la formazione del legame covalente e riesce a strappare l'altro elettrone che è stato messo a disposizione dell'atomo di idrogeno. In questa maniera l'atomo di idrogeno perderà l'elettrone che, come avevo detto, darà la carica più 1 all'idrogeno, l'altro atomo di idrogeno farà lo stesso, l'atomo di ossigeno avrà quindi carica meno 2. Ecco fatti i determinati numeri di ossidazione. Cambiando molecola, prendiamo ad esempio il metano, CH4. Qui possiamo direttamente fare la struttura di Lewis, che utilizzeremo in questi primi casi, ma che dopo abbandoneremo. L'atomo di carbonio è il più elettronegativo rispetto agli atomi di idrogeno. Dato che l'atomo di carbonio del quarto gruppo ha bisogno di 4 elettroni per diventare come il neon, questi 4 elettroni li va a prendere da tutti e 4 gli atomi di idrogeno, quindi strappa loro l'elettrone. Il carbonio avrà quindi numero di ossidazione meno 4. Ogni atomo di idrogeno avrà numero di ossidazione più 1. Sia per la molecola d'acqua che per la molecola di metano, si vede che la somma dei numeri di ossidazione dà la carica della molecola. Molecole neutre e la somma dei numeri di ossidazione è 0. Carbonio meno 4, idrogeno più 1. Si indica sempre quello del singolo atomo. Più 1 per 4 più 4, meno 4, 0. Lo stesso discorso, lo stesso ragionamento può essere fatto ad esempio per la molecola di CO2, per l'anidride carbonica. Si prende la CO2, tra carbonio e ossigeno, e l'ossigeno l'elemento più elettronegativo, quindi avrà un numero di ossidazione meno 2 perché ha bisogno di due elettroni. Gli atomi di ossigeno che prendono due elettroni sono 2, quindi in totale prenderanno 4 elettroni.
Il carbonio avrà quindi numero di ossidazione più 4. Dato che il carbonio ha 4 elettroni di valenza, è in grado di avere il numero di ossidazione più 4. Il numero di ossidazione non può mai essere superiore al numero di elettroni di valenza. Quindi per le molecole che vedremo noi si potrà arrivare più 6, più 7, nel caso del tetrossido d'osmio più 8, però non vedremo casi più strani, casi più particolari. Qui non è il caso di fare la formula di Lewis. Facciamo un altro esempio, l'ammoniaca, l'NH3. Qui abbiamo l'atomo di azoto che è del quinto gruppo ed è più elettronegativo dell'idrogeno, quindi dal quinto gruppo per arrivare al neon dovrà prendere 3 elettroni, quindi avere numero di ossidazione meno 3 e l'idrogeno più 1. Iniziamo già a vedere alcune regolarità, ad esempio che l'idrogeno, quando si trova ad essere legato ad atomi più elettronegativi, ha sempre numero di ossidazione più 1. La cosa non succede sempre, ad esempio se l'idrogeno viene legato, si trova legato ad esempio, non so, con un atomo di sodio a formare NaH, sodio idruro, in questo caso l'atomo di sodio è meno elettronegativo dell'idrogeno. All'idrogeno serve un elettrone per diventare come l'atomo di elio, quindi avrà un numero di ossidazione meno 1. L'atomo di sodio perderà l'elettrone e quindi avrà numero di ossidazione più 1. E così tutti gli idruri, idruro di sodio, di litio, di potassio, idruro di calcio, litio, alluminio idruro e via dicendo. Dato che abbiamo visto la molecola d'acqua, iniziamo a vedere una particolarità di questo metodo di attribuzione dei numeri di ossidazione. Passiamo dall'acqua ha una molecola molto affine, l'acqua ossigenata, quindi l'H2O2. Ops, cancelliamo, cambiamo colore. Di solito l'acqua ossigenata crea un po' di problemi ai principianti dei numeri di ossidazione, perché se ci si accorge subito che se viene applicata così brutalmente la regola che abbiamo visto prima, cioè l'ossigeno elemento più elettronegativo, quindi numero di ossidazione meno 2, i conti iniziano a non tornare. Questo perché se l'ossigeno avesse numero di ossidazione meno 2, due atomi di ossigeno avrebbero globalmente numero di ossidazione meno 4 e gli idrogeni sono solamente 2. Visto quindi che gli idrogeni sono 2 e possono dare solamente 2 elettroni agli atomi di ossigeno, gli atomi di ossigeno dovranno spartirsi due elettroni che vengono forniti dagli atomi di idrogeno. Quindi gli atomi di idrogeno avranno un numero di ossidazione più 1 e gli atomi di ossigeno avranno un numero di ossidazione meno 1. Perché, diciamo in questa procedura, l'atomo più elettronegativo vuole raggiungere la configurazione elettronica del gas nobile a 2 più vicino. Però se ce la fa, cioè se ha degli atomi che sono in grado in questo processo immaginario di fornire elettroni. Se noi guardiamo la formula di Lewis per l'acqua ossigenata, capiremo subito il motivo. Se scriviamo la formula di Lewis per l'acqua ossigenata, che è questa, con i doppietti dell'ossigeno, e applichiamo la regola che l'elemento più elettronegativo strappa gli elettroni all'elemento meno elettronegativo, vediamo che questo atomo di ossigeno può strappare gli elettroni a questo atomo di idrogeno, questo atomo di ossigeno strapperà gli elettroni a questo atomo di idrogeno, ma tra ossigeno e ossigeno ci sarà un nulla di fatto perché hanno stessa elettronegatività. Allora, l'atomo di idrogeno avrà un numero di ossidazione più 1. L'atomo di ossigeno meno 1, questo atomo di ossigeno meno 1 e questo atomo di idrogeno numero di ossidazione più 1. Questo fatto capita in tutti i perossidi, quindi anche in chimica organica, se uno deve a che fare ad esempio col perossido di benzoile, i numeri di ossidazione degli atomi di ossigeno anche in questo caso sono meno 1.
E una situazione del genere capita anche nel caso della pirite. Eccezioni di questo tipo. La pirite ha formula bruta FeS2, i due atomi di zolfo sono identici e si vede subito che questi due atomi di zolfo, che sono i più elettronegativi, che sono sempre del sesto gruppo, come l'ossigeno, non possono guadagnare due elettroni, perché il ferro non può essere 4 più, al massimo potrebbe esserci un ferro 3 più. Visto che questi due atomi sono identici, l'unica situazione possibile, l'unica soluzione è quella che i due atomi di zolfo si accontentino di avere il numero di ossidazione meno 1 e il ferro il numero di ossidazione più 2. Quindi è un ferro ferroso. Lo stesso ce l'abbiamo nel perossido di bario. Via, ops, scriviamo meglio, via O2. Questo discorso è molto simile a quello dell'acqua ossigenata. Il bario è del secondo gruppo, quindi può cedere al massimo due elettroni e diventare più 2. L'ossigeno, quindi, questi due atomi di ossigeno dovranno accontentarsi di un elettrone ciascuno, quindi numero di ossidazione meno 1. L'acqua ossigenata è un bel esempio perché ci permette non solo di vedere questi casi abbastanza strani, ma ci permette di discutere anche come mai i numeri di ossidazione degli elementi sono zero. Cioè tutti gli elementi, ad esempio l'H2, oppure il fosforo, oppure l'ossigeno, o i metalli, il ferro, lo zinco, eccetera, eccetera, hanno tutti il numero di ossidazione 0. Ossigeno 0, ferro 0, zinco 0. Questo perché i due atomi di idrogeno hanno stessa elettronegatività, quindi nessuno potrà strappare gli elettroni agli altri. Gli atomi di fosforo identico, gli atomi di ossigeno identico. Anche nel reticolo cristallino del ferro, gli atomi di ferro sono legati ad altri atomi di ferro, quindi nessuno potrà prevalere sugli altri. Stessa cosa lo zinco e via dicendo, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso, giusto per fare esercizio, proviamo a vedere, a ricavare i numeri di ossidazione di altri atomi, impegnati in altre molecole. A seconda poi di quello che incontreremo ci permetterà di approfondire alcune questioni, come ad esempio quelle che abbiamo visto ora dell'acqua ossigenata e degli elementi. In chimica organica, e in chimica inorganica certo, un composto molto, molto famoso è l'aceto solforico, H2SO4. Se noi volessimo determinare i numeri di ossidazione di questa molecola, degli atomi in questa molecola, si procederebbe con la regola che abbiamo visto sopra. Tra idrogeno, zolfo e ossigeno, il più elettronegativo è l'ossigeno, non ha problemi a raggiungere il numero di ossidazione meno 2, perché nel nostro ipotetico movimento di elettroni, questi quattro atomi di ossigeno avrebbero globalmente bisogno di 8 elettroni, due gli vengono forniti dagli idrogeni, che assumerebbero numero di ossidazione più 1, gli altri 6 verrebbero forniti dallo zolfo più 6. Questo è possibile perché lo zolfo fa parte del sesto gruppo e quindi ha 6 elettroni disponibili. Un altro esempio classico, un'altra molecola classica è l'acido cloridrico. Acido cloridrico, cloro, numero di ossidazione meno 1 perché appartiene al settimo gruppo. L'idrogeno deve muoversi di conseguenza e avere il numero di ossidazione più 1. Possiamo passare un composto inorganico, il biossido di manganese, l'MnO2. Ossigeno meno 2, perché sicuramente un non metallo sarà più elettronegativo di un metallo, che dovrà quindi adeguarsi, cedere 4 elettroni, quindi avere il numero di ossidazione più 4. Dicevo, cedere 4 elettroni ai due atomi di ossigeno che si ripartiranno in parti uguali, meno 2 a uno, meno 2 all'altro. Si nota subito che l'ossigeno,
Il fatto che l'ossigeno sia l'elemento, il secondo elemento più elettronegativo è un vantaggio notevole, perché ogni volta che abbiamo una molecola contenente atomi di ossigeno, a meno che non sia un perossido, avrà sempre il numero di ossidazione meno 2. Questo vale finché l'ossigeno non incontra il fluoro. Allora si può formare il difluoruro di ossigeno, OF2, in questo caso. Non sarà più l'ossigeno a farla franca, ad averla vinta, ma sarà il fluoro. Quindi il fluoro, l'atomo di fluoro del settimo gruppo prenderà un elettrone, quindi il numero di ossidazione è meno 1. Questi due atomi di fluoro globalmente prenderanno due elettroni all'ossigeno, che avrà un numero di ossidazione più 2, rarissimo, insolitissimo, ma esiste. Già che parliamo di molecole strane, di molecole rare, i gas nobili si chiamano nobili appunto perché non vogliono reagire con nessuno, non vogliono mischiarsi, eccetto lo xenon, e poi sarà anche il radon, ma in particolare lo xenon quando reagisce col fluoro, dando XF4. Questo è uno strano caso di composto con un gas nobile. Se dovessimo attribuire i numeri di ossidazione, nessun problema. Il fluoro, numero di ossidazione meno 1. Lo xeno, numero di ossidazione, più 4. Arriviamo a molecole un po' più solite, specialmente per il laboratorio di chimica, laboratorio di chimica analitica. Andiamo a numeri di ossidazione un po' più spinti, quindi prendiamo il permanganato di potassio, KMn4. Qui andiamo spediti perché tanto non c'è molto da inventare rispetto all'acido solforico. Ossigeno meno 2, potassio per forza più 1 perché è del primo gruppo, manganese più 7. Più 7 più 1 più 8, meno 2 per 4, meno 8. Possiamo prendere ad esempio, non so, a questo punto facciamoci il bicromato di potassio, sempre K2. Cr2O7, sempre per rimanere a numeri di ossidazione abbastanza alti. Il bicromato di potassio magari può creare durante il bilanciamento alcune incertezze per questi due atomi di cromo. Vediamo un po' come si opera, ma non c'è nessuna difficoltà. Meno 2 l'ossigeno, quindi avremo bisogno, dovremo sistemare 14, vediamo 14 cariche negative, quindi tra questi quattro elementi dovranno Tra questi quattro atomi dovranno insomma, crearsi 14 cariche positive, il potassio può assumere il numero di ossidazione più 1, quindi avanzano 12 cariche positive. Queste 12 cariche positive si distribuiranno equamente tra i due atomi di cromo che avrà il numero di ossidazione più 6. Questo invece sì che per la chimica organica questo composto è importante, il tetrossido di osmio, OS. O4. Questo serve per produrre i diolicin dagli alcheni. L'ossigeno sempre meno 2, l'osmio più 8, un signor numero di ossidazione. Prima di usare l'acido solforico come campione per fare delle osservazioni che saranno utili successivamente, ci facciamo le ultime due molecole. Ad esempio, potremmo prendere il fosfato acido di potassio, K2HPO4, e sotto potremmo scrivere l'N2O. Nel primo caso abbiamo l'ossigeno sempre meno 2, perché è più elettronegativo anche del fosforo, 8 cariche negative, queste 8 cariche negative dovranno essere controbilanciate da 8 cariche positive degli altri atomi. Il potassio può avere numero di ossidazione solo più 1, l'idrogeno può avere numero di ossidazione solo più 1, quindi globalmente 3 cariche positive, perché gli atomi di potassio sono 2, quindi il fosforo avrà numero di ossidazione più 5. Nel caso sottostante, ossigeno meno 2 e azoto per forza più 1.
Dicevo che avremmo utilizzato l'acido solforico per fare delle osservazioni utili e interessanti, che ci risparmieranno un bel po' di fatica quando inizieremo a parlare di molecole un po' più complesse. Perché confrontiamo l'acido solforico, l'H2SO4, con lo ione solfato, SO4 2-. Ecco, già qua c'è un piccolo particolare da notare, è una di quelle cose che aiuta a confondere i numeri di ossidazione con le cariche. La IUPAC prevede che le cariche degli anioni vengano scritte in questo formato, prima il numero, dopo il segno. Nel caso invece dei numeri di ossidazione, prima il segno e dopo il numero. È una distinzione così sottile che sulle prime uno può confonderli. Una volta che però ci si esercita un po', si fanno un po' di esercizi, non si ha più dubbio su chi è la carica e chi è il numero di ossidazione. L'importante è non confondersi quando si bilanciano le redox, perché allora quando si bilanciano le cariche o si fa il salto elettronico si possono fare dei pasticci notevoli. Dicevo che l'acido solforico e l'ione solfato sono interessanti perché prendiamo l'acido solforico, mettiamo i numeri di ossidazione, meno 2 all'ossigeno, più 6 allo zolfo e più 1 per ogni atomo di idrogeno. Proviamo ad isolare lo zolfo e l'ossigeno. Vediamo che l'ossigeno in totale ha 8 cariche negative, quindi ha un totale di meno 8, lo zolfo più 6. Se facciamo la somma algebrica, risulta meno 2. Cioè la somma dei numeri di ossidazione dello zolfo e dell'ossigeno nell'acido solforico dà la carica, è uguale alla carica dello ione solfato. E questo vale in tutte le molecole. Ad esempio, se prendessimo lo ione permanganato, l'MnO4-, i numeri di ossidazione sarebbero più 7 per il manganese e meno 2 per l'ossigeno. Questo è molto comodo, perché ci permette di calcolare i numeri di ossidazione di molecole più complesse, non calcolando ogni singolo, determinando ogni singolo numero di ossidazione, ma utilizzando la carica dello ione come se fosse, diciamo tra virgolette, il numero di ossidazione di tutto l'anione o di tutto il catione poliatomico. Proviamo a vedere questa piccola osservazione in azione. Immaginiamo di dover determinare i numeri di ossidazione del solfato di alluminio, quindi di Al2SO4 preso 3 volte. Sarebbe scomodo iniziare a dire allora l'ossigeno meno 2, lo zolfo eccetera, moltiplicato per 3 e via dicendo. L'Al2SO4 preso 3 volte può essere tranquillamente visto come la somma dello ione alluminio e del gruppo solfato. Il gruppo solfato sappiamo avere carica meno 2, quindi i numeri di ossidazione dell'alluminio dovranno, visto che la somma deve dare 0, i numeri di ossidazione dell'alluminio dovranno controbilanciare questo che è, diciamo, il numero di ossidazione, tra virgolette, di tutto lo ione solfato. Visto che quindi i tre ioni solfato, i tre anioni solfato, portano globalmente un numero di ossidazione pari a meno 6, i due atomi di alluminio dovranno avere numero di ossidazione più 3. Un'altra cosa interessante è questa dei numeri di ossidazione, che il più 3 è non solo il numero di ossidazione dell'alluminio, ma anche uguale alla sua carica 3 più. Qui ho sbagliato, non dovevo scrivere meno 2, ma per quello che vi ho detto prima, 2 meno, per essere in linea con le raccomandazioni della IUPAC. Quindi il calcolo dei numeri di ossidazione può essere fatto su due piani: o calcolando i numeri di ossidazione atomo per atomo, oppure utilizzando gli ioni. Quindi, tornando al solfato di alluminio,
il numero di ossidazione dell'alluminio in questo caso sarà più 3, il numero di ossidazione dell'ossigeno sarà meno 2 e il numero di ossidazione dello zolfo sarà uguale a più 6. Per il calcolo di questi numeri di ossidazione si fa riferimento direttamente all'ione solfato, quindi la cosa è veramente comoda e diventa molto lineare. Facciamo un altro esempio. Se dovessi ricavare i numeri di ossidazione dell'idrossido ferrico, FeOH, preso 3 volte, potrei ricordarmi che lo ione idrossido ha carica meno 1, quindi il ferro dovrà avere il numero di ossidazione più 3. L'ossigeno, quindi a questo punto, per mettere i numeri di ossidazione all'interno dello ione idrossido, posso ragionare direttamente sullo ione idrossido OH-, ovvero numero di ossidazione dell'ossigeno meno 2, numero di ossidazione dell'idrogeno più 1. Una volta passati a ragionare non sui singoli atomi, ma sugli ioni, in 4481 potrebbe ad esempio determinare il numero di ossidazione del sale di Mohr. Il sale di Mohr è un solfato ammonico di ferro, quindi è la formula NH4 preso 2 volte FeSO4 preso 2 volte. Per determinare il numero di ossidazione del ferro, la cosa diventa banale perché basta scomporre questo composto negli ioni costituenti, quindi l'NH4 basta ricordarsi che ha carica positiva, è un NH4 più, lo ione solfato è SO4 2 meno, quindi abbiamo un totale, diciamo, come numero di ossidazione del solfato 4 cariche negative, sarebbe un meno 4, i due gruppi ammonici sarebbero più 2, quindi il ferro non può essere altro che più 2. Poi, se uno vuole, può mettere anche i numeri di ossidazione dell'ossigeno e dello zolfo. Quindi, sfruttando il fatto che il numero di ossidazione degli ioni monoatomici corrisponde alla loro carica ionica, il numero di ossidazione, ad esempio, dell'alluminio è uguale alla carica ionica, e la somma algebrica dei numeri di ossidazione degli ioni poliatomici è pari alla loro carica, si possono ricavare, ad esempio, i numeri di ossidazione di molecole un po' più complesse e magari anche, appunto, di complesse di coordinazione. Prendiamone qualcuno come esempio, per poi passare alle ultime osservazioni sui numeri, su cosa sono veramente i numeri di ossidazione, e scriviamocene qua alcuni, giusto per fare esercizio, tipo barionitrato, poi potremmo fare il solfato ammonico. Possiamo prendere anche del fosfato di calcio. E magari dell'esaciano ferrato di ferro O2 o 3. Adesso vediamo. Proviamo, se la domanda fosse che numero di ossidazione ha il ferro in questo composto nel K4 FeCN preso 6 volte. Allora, iniziamo con il bario nitrato. Basta ricordarsi che lo ione nitrato è NO3-, quindi ho due gruppi nitrato, quindi il bario dovrà essere per forza più 2.
Nel caso del solfato d'ammonio, vabbè, poi nel baronitrato chiaramente l'ossigeno sarà meno 2, basta ricordarsi che lo ion nitrato è Na3-. In questo caso l'ossigeno sarà sempre meno 2. L'azoto, affinché rimanga una carica negativa, dovrà avere numero di ossidazione più 5, perché 3 per 2, 6 cariche negative, deve rimanere una carica negativa, quindi l'azoto deve essere per forza più 5. Quindi scriviamo sotto, sopra azoto più 5, ossigeno meno 2. Nel caso del solfato d'ammonio, anche in questo caso lo si può scomporre, sarà formato dallo ione ammonio, NH4 più, ed SO4 2 meno. L'idrogeno sarà sempre più 1. Affinché rimanga una carica positiva, l'azoto dovrà avere numero di ossidazione meno 3. E in questo caso l'ossigeno sarà meno 2 e lo zolfo più 6, affinché 4 per meno 2 dia meno 8, più 6 avanzino due cariche negative. Nel fosfato di calcio, idem. Lo ione fosfato è PO4 3 meno. Quindi 6 cariche negative dovranno essere controbilanciate da 6 cariche positive che si ripartiranno fra questi 3 atomi di calcio, che quindi avranno un numero di ossidazione più 2. Se volessimo mettere il numero di ossidazione sul fosforo e sull'ossigeno, sempre stato di discorso, ossigeno meno 2, 8 cariche negative, devono rimanere 3 cariche positive, quindi fosforo più 5. Questo caso è divertente, ancora più divertente, perché è formato da potassio, quindi su potassio lo possiamo scrivere direttamente il numero di ossidazione perché non può essere altro che più 1. Lo ione cianuro è Cn-, quindi diciamo carica, numero di ossidazione globale è meno 1. Abbiamo quindi 6 cariche negative, 4 cariche positive, il ferro deve essere per forza più 2. Quindi questo sarà un ferro cianuro di potassio perché contiene lo ione ferroso. Se fosse stato invece K3 FeCn, preso 6 volte, continuando il discorso, potassio più 1, 6 cariche negative, 3 cariche positive, il ferro dovrà aver avuto un numero di ossidazione più 3. Quindi in questo caso abbiamo il ferricianuro di potassio perché contiene lo ione ferrico. Oppure si possono chiamare anche esacianoferrato di potassio di ferro 2 oppure esacianoferrato di potassio di ferro 3. Arrivati a questo livello, secondo me è sufficiente per poter affrontare le redox più frequenti, sia di laboratorio, di chimica analitica, eccetera. Per quanto riguarda i numeri di ossidazione delle molecole organiche, però, sarà necessario fare qualche esercizio in più che vedremo in un video futuro. Per concludere il discorso, e rimarcare il fatto che i numeri di ossidazione non sono cariche elettriche, ma sono semplicemente dei numeri inventati dei chimici per poter bilanciare le redox, proviamo a vedere alcuni composti che hanno un comportamento, diciamo, insolito dal punto di vista del numero di ossidazione. Prendiamo ad esempio una molecola molto tranquilla. Prendiamo il propano, C3H8, e mettiamoci a calcolare il numero di ossidazione del carbonio. Allora, ci mettiamo qua di buona lena. Il carbonio è l'elemento più elettronegativo, quindi vorrebbe diventare il gas nobile più vicino, quindi il neon, avrebbe bisogno di 12 elettroni.
Questi 12 elettroni però gli atomi di idrogeno non glielo possono dare. Al massimo possono assumere numero di ossidazione più 1 e quindi nel nostro processo immaginario fornire 8 elettroni ai 3 atomi di carbonio. Questi 8 elettroni ai 3 atomi di carbonio però non danno una frazione, non danno un numero intero come perché daranno un numero di ossidazione al carbonio che sarà uguale a meno 8 terzi. A cosa è dovuto questo fatto? Al fatto che questi tre atomi di carbonio non sono identici. Se andiamo a scrivere la formula di Lewis del propano, ci accorgiamo che abbiamo due carboni identici tra di loro e un carbonio che è diverso. Perché tenendo sempre presente il fatto che il legame tra due atomi identici non dà cariche né a uno né all'altro, cioè non fa né aumentare né diminuire il numero di ossidazione degli atomi, vediamo che questo atomo di carbonio può prendere gli elettroni da questi tre atomi, quindi assumere carica meno 3. Questo atomo di carbonio, visto che la molecola è simmetrica, fa la stessa cosa, meno 3. Questo atomo di carbonio può prendere elettroni solamente da uno e dal secondo atomo di idrogeno, quindi avere carica meno 2. Totale meno 8 cariche, meno 8 diviso 3 atomi. Qual è il vero numero di ossidazione? Tutti e nessuno, perché a seconda del tipo di utilizzo che uno deve fare, può scegliere se utilizzare meno 8 terzi oppure meno 3, meno 2, meno 3. Se la reazione che subisce, ad esempio, il propano è una reazione di combustione, C3H8 più O2 a dare CO2 più acqua, da bilanciare ovviamente, il fatto di utilizzare, di fare il calcolo elettronico utilizzando meno 8 terzi oppure numeri di ossidazione diversi per ogni atomo dà gli stessi risultati. Quindi è una questione di comodità. Se invece voglio vedere in che maniera un atomo di carbonio si ossida e si riduce, in particolare si riduce in una reazione di, anzi si ossida in una reazione di alogenazione radicalica, allora dovrò ragionare invece sul singolo atomo. Quindi ragionare su un atomo perlomeno su un numero di ossidazione medio o un numero di ossidazione più puntuale dipende dagli utilizzi. E questo dimostra che il numero di ossidazione è un costrutto mentale. Lo stesso problema ce l'abbiamo, o la stessa caratteristica, non proprio problema, nella magnetite Fe3O4, ossigeno meno 2. Questi Fe3, queste 8 cariche negative devono essere ripartite fra 3 atomi, quindi anche in questo caso avremo carica meno 8 terzi. Il motivo è semplicemente che questi 3 atomi di ossigeno non sono identici tra di loro. In particolare la magnetite è un'unione tra FeO e Fe2O3. È un caso ancora più divertente è il tetrationato, lo ione tetrationato o il tetrationato di sodio, che è l'Na2, S4O6. Se andiamo a calcolare i numeri di ossidazione, abbiamo meno 2 per l'ossigeno, più 1 per il sodio, quindi meno 2 per 6, meno 12 cariche, 12 cariche negative. Due cariche vengono bilanciate da queste due cariche positive, quindi abbiamo 10 cariche negative che devono essere controbilanciate dalle cariche positive, dal numero di ossidazione positivo di questi 4 atomi di zolfo, quindi più 2,5, affinché 2,5 per 4 dia 10. La cosa non ci deve stupire perché questo significa che questi atomi di zolfo non sono identici, semplicemente abbiamo utilizzato la media. Un po', giusto per fare l'ultimissimo esempio, come se utilizzassimo il nitrato d'ammonio, l'NH4NO3,
non scritto in questa maniera, ma diciamo in una maniera più condensata, come se scrivessimo H4N2O3. In questo caso è facile vedere che l'atomo di azoto fa parte dello ione ammonico e quindi dovrà avere numero di ossidazione meno 3. Questo atomo di azoto fa parte dello ione nitrato e quindi avrà numero di ossidazione più 5. Se noi calcolassimo invece il numero di ossidazioni in questo caso dovremmo fare meno 2 l'ossigeno, quindi 6 cariche negative, più 1 l'idrogeno, quindi 4 cariche positive. Le due cariche negative che avanzano dovranno essere controbilanciate da questi due, dal numero di ossidazioni di questi due atomi di azoto che avranno ognuno carica più 1, che è semplicemente la media di questi due numeri di ossidazione. Per quanto riguarda i numeri di ossidazione, penso di aver detto abbastanza. Ci vediamo al prossimo video.